Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati e bentornate sul mio canale e per chi fosse nuovo benvenuto. Io sono Silvia e finalmente un nuovo video della rubrica Creiamo Insieme. Questa volta proviamo insieme la resina e questa è veramente la mia prima volta con la resina, non ho mai utilizzato questo prodotto e sono veramente curiosissima, anche perché grazie a questo tipo di materiale si possono realizzare tante creazioni molto carine. Allora, io utilizzerò questa che è della Reschimica e ho ovviamente il componente A e il componente B, perché ovviamente vengono venduti insieme. Questa è la Fill Crystal ed è una resina epossidica trasparente da colata, rapporto catalisi 60%, quindi ad esempio 100 g di componente A e 60 g di componente B. Con la resina ovviamente ci servirà anche una bilancina. Io utilizzerò questa. Ci serviranno dei guanti. Mi raccomando, utilizzate sempre i guanti perché è importantissimo con la resina. Comunque è un materiale che può essere tossico. Non è giusto farlo andare a contatto con la pelle. Io utilizzerò questi semplici guanti, ma sarebbe preferibile utilizzare i guanti, quelli proprio della propria misura, insomma, quelli in plastica. Io in questo momento solo questi e utilizzerò questi. Poi ho preso una bacchettina che servirà per mescolare la resina. Poi ho preso, vabbè, un bicchiere grande di plastica e due più piccolini per fare le dosi. Poi abbiamo bisogno degli stampi, io ho questi che conservo sempre qui dentro. Vediamo un po' che stampi potrei utilizzare. Allora, per prima cosa c'è questa bellissima rosa, poi vabbè, questi che avevo realizzato io con la gomma siliconica, poi un'altra rosa. Poi vabbè, i cioccolatini non possono assolutamente mancare. Insomma, farò delle prove. Vediamo un po'. Ah, utilizzerò anche questo, insomma. Poi vedremo. Allora, ho intenzione di utilizzare 20 g di componente A, quindi dovrò fare 20 per 60 diviso 100 e ovviamente fa 12. Quindi le nostre quantità sono 20 g di componente A e 12 g di componente B. Perfetto, 20 g giusti giusti. Con il componente B altri 12 g. Allora, adesso ho intenzione di colorare la resina perché questa è trasparente. Allora, ho deciso di utilizzare un acrilico beige perché voglio ricreare delle creazioni shabby chic. Vado a colorare uno dei due colori, cioè una delle due parti. Non ho mai utilizzato la resina prima perché avevo paura che avesse degli odori molto forti, però poi ho visto che la mia amica Giada utilizza la resina da tanto tempo, gli ho chiesto dei consigli e se la resina avesse degli odori molto forti, lei mi ha detto di no, quindi mi ha spinto a provare anche io con la resina. E infatti non ha odori forti assolutamente per niente, non ha nessun odore. Magari fa più odore lo smalto se voi lo utilizzate per colorare la resina. Io preferisco comunque stare in un posto arieggiato, infatti sono davanti alla finestra, ma fortunatamente la resina non ha nessun odore. Vado a inserire il componente B nel componente A e dovranno essere mescolati per un bel po' di tempo. Io infatti ho sentito che bisogna mescolarlo per almeno 5 minuti
a velocità moderata, anzi sarebbe meglio in modo lento, in modo da non far uscire eventuali bollicine. Quindi adesso, per essere sicura sul tempo, vado a dare il via anche al cronometro sul cellulare, così mi regolo meglio. Un'altra cosa importantissima quando si lavora con la resina è diciamo proteggere la postazione di lavoro. Infatti, come vedete, ho messo una tovaglietta, poi quest'altro sottomano che avevo realizzato io, poi ovviamente i guanti non devono mai mancare, perché comunque la resina c'è la possibilità di andare a sporcare la propria postazione. Se rimangono delle bollicine, a quanto pare c'è chi suggerisce di passarci un po' sopra l'accendino, ma non mi sembra il caso, e c'è chi dice di soffiarci dentro con una cannuccia. Ok, quindi il primo stampo l'ho riempito, ho fatto colare un po' di resina anche fuori, perché ovviamente qualche disastro dovevo sempre combinarlo. Vabbè, andrò a pulirlo quando sarà asciutto. Ora vado a riempire anche questo stampo. E come ultimo provo questa base per cameo, anche perché mi è rimasta pochissima resina. Ok, quindi adesso lascio asciugare la resina per una giornata intera e poi vediamo domani il risultato. Sono trascorse 24 ore, è arrivato il momento di scoprire che cosa ho combinato per la prima volta con la resina. Allora, direi di partire dai cioccolatini. Ok, allora, è uscito molto molto carino, a parte qualche sporco di DAS, perché io tutti questi stampi li utilizzavo con il DAS e con il gesso, quindi alla fine questa colata è stata per pulire gli stampi, e ovviamente era una colata a prova. Tutto sommato è uscito molto carino questo cioccolatino, a parte qui che sbordo un po', ma mi sembra di aver visto che è un problema dello stampo. Poi vediamo quest'altro cioccolatino, anche questo è uscito molto bene, ovviamente anche qua c'è dello sporco, ma non importa. Anche questo è molto carino, qui la resina ha sbordato un po' perché ne ho messo tanta, però non è un problema alla fine, perché da un sito ho preso questo aggeggio qui per levigare i lavori con la resina, ma in realtà, come vedete, serve per levigare le unghie, insomma. E qui dentro ci sono due batterie, poi si schiaccia questo pulsantino e la punta inizia a girare. E era incluso questo sacchettino viola molto carino e poi altre quattro punte di ricambio, e costava intorno ai $2, che alla fine in euro sarebbe intorno a 1,80 euro, 1,90 euro, quindi un acquisto super valido ed economico. Non potevo farmelo scappare, anche perché sapevo che prima o poi avrei iniziato a lavorare la resina, quindi super utile. Mi sembra che non ha impiegato nemmeno un mese ad arrivare, nonostante il sito fosse cinese. Se vi interessa, nell'info box vi lascio il link se siete interessate ad un attrezzo del genere per levigare la resina. Allora, un altro cioccolatino, anche questo è uscito molto molto bene, a parte ovviamente lo sporco del DAS, ma non importa. Poi prima, per controllare se la resina era asciutta, ho tolto fuori questo perché ero troppo curiosa, e anche questo è uscito molto molto bene. Poi ho fatto anche delle colate con la resina, l'ho colorata con l'acrilico marrone, ho voluto fare una prova. Allora, vediamo un po'. Un gelatino,
un gelatino marrone. Poi vabbè, ovviamente andrò a colorare le parti della panna, la fragolina, insomma molto molto carino. Tra l'altro, visto che sia con la colata beige che con la colata marrone il colore non è scuro, rimane un pochino trasparente. Questa cosa è molto particolare. Poi vediamo la torta, che è la mia preferita. Che carina. A parte che questo colore mi ricorda il colore della Coca-Cola, però vabbè. Niente, è molto carina, anche questa è uscita bene. Vediamo questo cupcake. Carinissimo anche questo. E poi l'ultimo gelatino. Sì, anche questo è uscito bene. Poi, ho provato anche questo. Anche questo alla fine era per pulire lo stampo, perché l'avevo utilizzato con il DAS. E poi la finestrella. Vediamo un po'. Che carina, è bellissima questa finestrella. Poi, se mi ricordo, nell'info box vi lascio il link di dove tutto ho preso questi stampi, sperando di ricordarmene. Poi qui non so come ho fatto colare anche delle gocce di resina marrone. E poi vabbè, come ho cercato di spostare gli stampi dalla scrivania, insomma, per liberarla un po', ho fatto colare fuori un po' di resina. E infatti, come vedete qua, la resina è, diciamo che è sbordata, però vabbè, non importa, si può sempre rimediare con questo attrezzino. Poi, allora, le rose. Prima ho provato a toglierle fuori perché erano molto inglobate all'interno dello stampo, perché è molto profondo, come vedete. Ed è veramente bellissima, a parte qualche imperfezione, ad esempio qui, non so se sia dello stampo, probabilmente non lo so, ed è veramente bellissimo, a parte questa imperfezione qui e ovviamente lo sporco del DAS, ma non importa, perché tanto per i miei lavori shabby chic posso comunque dipingerla di bianco, ed è molto molto bella, a parte le bollicine, ma per questa volta non mi importa. E poi quest'altra rosa, anche questa è veramente bellissima, è finalmente potrò realizzarmi tantissime rose da sola. Quindi questi sono tutti i miei lavori in resina, i miei primi lavori in resina, e sono veramente carini, non posso dire belli perché ovviamente qualche imperfezione c'è. E vi dirò, mi sono divertita un sacco a lavorare per la prima volta con questo materiale. Il mio pensiero è positivo, perciò continuerò ad utilizzare questa resina. Questa è quella Crystal trasparente, e ci sono tantissimi altri tipi di resine e tantissimi altri tipi di marchi. Quindi niente, non vedo l'ora di continuare con questi progettini. Dovrò procurarmi anche degli altri stampi, perché nei siti online costano pochissimo, 90 centesimi, 1 euro, dovrò farne assolutamente la scorta. E niente, spero che questo video creiamo insieme per la prima volta con la resina passo passo vi sia piaciuta. Spero di essere stata la più chiara possibile e di avervi spiegato tutte le cosine al meglio. Ovviamente quando sarò più esperta magari potrò fare un altro video per spiegarvi meglio come si utilizza questo prodotto. E niente, lasciatemi tantissimi commentini e pollici in su per farmi sapere che cosa ne pensate. Se avete qualsiasi domanda da farmi, sono qui a vostra disposizione. Io vi mando un grandissimo abbraccio, vi mando un bacione e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!